Una delle mie ultime spedizioni è stata in Groenlandia, esattamente un anno fa. Siamo partiti per la costa est della Groenlandia. Avevamo individuato questa parete chiamata Shark Tooth, dente di squalo, 900 metri verticali, ancora inviolata, mai scalata da nessuno. La particolarità di questa spedizione è stata anche, diversamente dal solito, ci è venuta quest'idea di fare tutto by fair means, ovvero in totale autonomia, senza aiuti esterni e senza mezzi motorizzati. Siamo partiti da questo villaggio sulla costa est della Groenlandia, abbiamo percorso 210 km in kayak, 50 a piedi, e poi siamo riusciti a scalare questa parete, ovviamente per una via nuova perché non l'aveva mai salita nessuno, tutto in arrampicata libera. E poi c'è stato ovviamente il viaggio di ritorno fino al paese di partenza. La spedizione in Groenlandia ha coinvolto varie discipline. Una è quella dell'arrampicata e delle prime vie nuove sulle pareti di roccia, che è quello diciamo che faccio abitualmente, più mi piace fare. Io comunque ogni volta che posso vado a scalare, che sia sulle Alpi, che sia fuori dalle Alpi. Quindi diciamo che da quel lato l'allenamento è qualcosa di quotidiano, direi, cioè proprio un allenamento tecnico di arrampicata che faccio indipendentemente magari dall'obiettivo della spedizione. La seconda parte è stata quella in kayak. In realtà io e i miei due amici svizzeri non eravamo mai andati in kayak praticamente prima di avere l'idea di questa spedizione. E siamo saliti per la prima volta sui kayak ad aprile e siamo partiti per la Groenlandia ad agosto, quindi diciamo che in 4 mesi ci siamo dovuti allenare e imparare comunque a pagaiare in Groenlandia, quindi magari non in una situazione proprio facile come qua da noi sul lago. Secondo me, dal punto di vista mentale, è molto importante comunque per l'allenamento, immaginare già cosa potrai aspettarti una volta che sarai là in spedizione e pensare, diciamo, a cosa potrebbe accadere anche un po' nel peggiore dei casi, perché tu in questo modo fai fronte un po', sei già preparato, la tua testa è già pronta sul fatto che le cose possano andare male. Ci sono diversi tipi di rischi, ci sono alcuni rischi che puoi gestire, puoi in qualche modo limitare, che dipendono da te, che te li puoi prendere o meno. Ci sono altri tipi di rischi che invece non li puoi controllare, ci sono e basta. Io penso che comunque andando a arrampicare, facendo alpinismo, il rischio inevitabilmente ci sia, un certo tipo di rischio legato a diversi fattori, alla montagna, comunque all'arrampicata. E da parte mia sono consapevole di questo e comunque non è che lo nascondo, secondo me lo devi accettare e sai insomma che certe cose possono capitare. Poi per tutto il resto io comunque sono uno che cerca anche, penso un po' di limitarli i rischi, per esempio a me comunque piace scalare in cordata, non sono uno che scala da solo e mi piace anche, diciamo, oltre all'impegnarmi a metterci tutta la passione che ho, anche a divertirmi quando comunque vado in giro per il mondo. Quello che faccio non è solo un divertimento, però sicuramente la parte divertente non deve mancare, soprattutto quando vai in spedizione, mi piace sempre andare con amici, con persone con cui comunque mi trovo bene, anche quando non sei in parete. Quindi nei primi anni mi sono dedicato alle Dolomiti, al Monte Bianco, comunque zone famose nelle Alpi, e successivamente ho avuto la possibilità di viaggiare e di scalare le più grandi pareti del mondo, come in Patagonia, in Pakistan, in Groenlandia. Sicuramente un impulso molto importante alla mia carriera l'ha dato il fatto di essere entrato a far parte dei ragni di Lecco. Tutti conoscono i ragni di Lecco e sanno quanti famosi alpinisti facciano e facessero parte dei ragni, e per me comunque avere un gruppo alle spalle che mi supportasse, mi aiutasse a crescere anche dal punto di vista alpinistico è stato molto importante. E poi pian piano le scalate, i successi sono arrivati, insomma,
provandoci, cercando sempre nuovi obiettivi e via dicendo. Le Dolomiti per me sono uno dei posti più belli delle Alpi, forse il più bello, non lo so, una volta sicuramente erano il più bello, poi mi sono appassionato molto di granito e adesso anche il Monte Bianco occupa un posto d'onore, però se la giocano tra i due. E ci sono pareti delle Dolomiti a cui sono molto legato, per esempio la parete sud della Marmolada è una parete sulla quale ho scalato diverse vie, sulla quale ho vissuto momenti belli dal punto di vista alpinistico e personale, come quando esattamente 10 anni fa, nel 2005, con mio papà ho salito la via attraverso il Pesce in arrampicata libera a vista, una via che per me era sempre stata un mito, un riferimento, e anche per mio papà era un sogno. E il fatto appunto di salire questa via e condividere questa esperienza con mio papà è una delle giornate, dei ricordi più belli comunque che ho della mia carriera verticale e non. Alla fine, cioè, per me scalare comunque è la mia vita, cioè alla fine quello è quello che mi piace fare.